Allora, eccoci qui, scusate per il ritardo, ma oggi stiamo votando proprio in questo momento, abbiamo appena votato io e Daniela che oggi è qui con me, l'ennesima fiducia, francamente ho perso il conto e quindi abbiamo tardato di qualche minuto. Allora, oggi stasera ci dedichiamo a un tema importantissimo, poi ovviamente risponderò a alcune delle domande che mi avete fatto, e cioè il tema della manovra, perché dovete sapere che questa manovra è la seconda di Giorgia Meloni. In realtà è una manovra che mostra quelle che sono le due facce della Giorgia Meloni. Da un lato una manovra che non trova i soldi per il caro mutui, tantissime famiglie rischiano il pignoramento della casa perché non riescono a pagare la rata del mutuo, una manovra che non trova nulla per far fronte all'inflazione, una manovra che non riesce a fare nulla per il caro benzina, una manovra che non fa nulla per chi è in difficoltà. Però c'è un'altra faccia della medaglia, e cioè una manovra che invece riesce a trovare 1 miliardo per acquistare armi, una manovra che riesce a trovare 12 miliardi per finanziare il ponte sullo stretto, e una manovra che, pensate, non ha il coraggio di andare a tassare gli extra profitti delle banche, perché ve l'ho già raccontato ma ci voglio tornare. Una cosa buona aveva fatto questo governo, Giorgia Meloni aveva detto, ci sono 40 miliardi di extra profitti, di utili fatte dalle banche, più 70%, proprio per quei tassi di interesse che sono schizzati, che poi gravano sulle famiglie, andiamo a tassarli, prendiamoli. Bene, prima annunciano questa cosa, la scrivono male, poi appena le banche si lamentano, cosa fanno? Annullano la tassa, perché dovete sapere che hanno reso la tassa facoltativa, per cui di fatto l'hanno eliminata. E quindi hanno rinunciato a 2 miliardi di entrate. E pensate che quei 2 miliardi di entrate in meno corrispondono esattamente, o insomma più o meno, a quei 2 miliardi di tasse in più che hanno messo nella manovra. La tassa sulla casa, la tassa sulla natalità, la tassa sui latte in polvere. C'è una pioggia di tasse che vale circa 2 miliardi. Bene, se avessero preso i soldi di chi i soldi li ha fatti, cioè gli extra profitti delle banche, avremmo introitato 2 miliardi e non saremmo stati tartassati. Ma sapete qual è il problema? Che questa è una Giorgia Meloni che da un lato, se sei ceto medio, se sei una donna che vuole andare in pensione con opzione donna, se sei una persona normale, se sei una persona fragile, da un lato ti tasso, dall'altro ti abbandono a te stesso. Se invece sei una lobby, armi, farmaceutico, assicurativo, banche, beh allora lì ti coccolo e ti aiuto e ti ascolto. Questo è il governo Meloni. E siccome noi questa manovra non ci piace, non solo faremo opposizione, ma proprio oggi con Daniela, che ringrazio, adesso le passo la parola, abbiamo costruito una contromanovra, perché la coperta non è corta, se non vuoi che non sia corta, e perché si possono fare delle cose buone, e noi l'abbiamo già fatto in passato, non è la nostra prima manovra, e vogliamo cercare di aiutare questo paese, perché quello che ci ha fatto Giorgia Meloni è oggettivamente inaccettabile. Quindi lascio la parola a Daniela, che ringrazio, che è la nostra capogruppo in Commissione Bilancio, che ha fatto un lavoro gigantesco, che vi racconta la contromanovra che abbiamo presentato oggi. Eccoci, ciao a tutti. Allora sì, quello che raccontava Chiara in maniera generale è la pura verità. Noi abbiamo messo su una proposta di idee che hanno preso vita grazie al lavoro di tutti i nostri colleghi alla Camera e al Senato, ma soprattutto che hanno trovato la fattibilità, perché le risorse, contrariamente da quanto sostiene Giorgia Meloni, ci sono. Togliamole, come diceva prima Chiara, ai finanziamenti alle armi, togliamole dagli extra profitti e la coperta si allunga. Quindi tutte le nostre idee a vantaggio dei cittadini, perché la nostra manovra l'abbiamo chiamata manovra giusta e non seria, perché la manovra seria di Giorgio Meloni tiene fuori tantissimi problemi dei cittadini italiani, noi li mettiamo tutti dentro e li riusciamo anche a sostenere economicamente. Un esempio su tutti, uno dei pilastri che Giorgio Meloni non affronta è proprio quello dell'evasione fiscale, la lotta all'evasione fiscale. L'abbiamo detto anche oggi in conferenza stampa, sembra che questo governo sia allergico a questo tipo di lotta e che anzi vada a coccolare, no, i più grandi evasori e vada poi a sbattere la porta in faccia ai più deboli. Allora, noi abbiamo pensato a 2 misure semplici e importanti che tra l'altro abbiamo già sperimentato durante il governo Conte, il cashback ordinario
e il cashback sanitario. Allora, che cosa significa? Parto da quello sanitario perché è quello che in questo momento è più utile a risolvere i problemi di tantissimi cittadini che purtroppo non possono ricorrere alla sanità privata e che meriterebbero invece di potersi curare nella sanità pubblica. Ma che succede? Che la Meloni, tagliando le risorse alla sanità pubblica, non consente a tutti di potersi curare. Allora noi, con questa agevolazione, con questo beneficio fiscale, che cosa facciamo? Se andiamo a fare una prestazione medica oppure andiamo in farmacia e spendiamo 100 euro, possiamo col cashback sanitario ricevere direttamente sul nostro conto corrente 19 euro che in realtà oggi ci arriverebbe in detrazione, ma dovremmo aspettare per avere quei 19 euro. Io credo che invece sia necessario in un momento di crisi economica come questo poter disporre anche di qualche piccola risorsa in più nel portamonete nel giorno stesso in cui ce ne priviamo. E quindi ecco, questa è stata una delle nostre importanti proposte. E ripasso la parola a Chiara, così vi rispondo a qualche domanda. Allora, rispondo a qualche domanda che è arrivata in diretta, qualche considerazione. Frank, giustamente dicevi dell'Unione Europea che ha dato un commento non così tanto positivo. Ma guardate, a me francamente di quello che è il commento dell'Unione Europea interessa fino a un certo punto e anzi mi fa sorridere che questo governo faccia dichiarazioni in cui si lodano e fanno insomma, dicono che siamo bravi perché ci dice l'Unione Europea. Cioè, ricordiamoci che questo è il governo che urlava con Giorgia Meloni che la pacchia era finita per l'Europa. Questo era il governo che con Giorgia Meloni urlava contro la dittatura dello spread. Quindi voglio dire che si fingano felici, che si riempano il petto di dichiarazioni dell'Unione Europea, che peraltro non sono neanche così positive, a me fa francamente sorridere. Quello che invece mi fa piangere davvero è quello che c'è in questa manovra. Perché, come diceva Daniela, in questa manovra non c'è nulla per chi è in difficoltà, in questa manovra non c'è nulla per far fronte al tema della sanità. Non crediate a quello che vi stanno raccontando. I 3 miliardi che sono stati messi sulla sanità sono assolutamente non sufficienti per far fronte al collasso del sistema sanitario, tant'è che è sempre aumentata la spesa sanitaria in termini assoluti. Quello che conta è la spesa sanitaria su PIL, che in media è in Europa al 7%, noi col governo Conte l'avevamo portata al 7%, loro la riportano al 6,3, al 6,4, quindi stanno tagliando sulla sanità, vi raccontano balle. E mentre tagliano sulla sanità, proprio perché sono pubblica, proprio perché sono vicini alle lobby, cosa fanno? Mettono 2 miliardi invece per la sanità privata. Questo è. E questo significa che la sanità sta diventando sempre più un bene di lusso e non un diritto, perché se io posso pagarmi una visita, la faccio. Se io non posso pagarmi la visita, aspetto il pubblico e magari muoio di mala sanità, e questo è inaccettabile. Massimo diceva che il tema dell'evasione fiscale è un tema di giustizia sociale. Hai assolutamente ragione. E non a caso noi, quando eravamo al governo, siamo quelli, come diceva Daniela, che hanno introdotto il cashback. Questo è il governo che vuole, poi ha dovuto fare retromarcia, però ha provato a togliere l'obbligo del POS. È il governo che ha tentato in tutti i modi di innalzare il più possibile l'utilizzo, il tetto dei contanti. Questo è il governo che strizza l'occhio agli evasori fiscali. E pensate che l'evasione fiscale è stimata in media a 100 miliardi all'anno. Cioè sono 3 finanziarie, ci rendiamo conto. Però da questo governo non è che ci possiamo aspettare tanto, tanto di più, purtroppo. Ed è per questo anche che noi lo combattiamo, ma facciamo anche proposte alternative. Evasione fiscale come conflitto di interessi sono allergici all'onestà. Diciamo che sono allergici a questo governo, che è un governo non di buon senso, un governo, come dicevo, che è forte con i deboli e debole con i forti, che coccola le lobby e se la prende invece col percettore di reddito e cittadinanza a cui l'hanno tolto perché deve fare la fame. No, questo è il governo Meloni ed è per questo che noi siamo orgogliosamente all'opposizione. Chi mi chiedeva, se non erro Massimo, di farlo cadere questo governo, loro i numeri ce li hanno. Però quello che spetta a noi fare è fare opposizione, non solo in Parlamento ma anche fuori, fare proposte di alternative e spiegare soprattutto fuori quello che succede. Perché guardate l'esempio che facevo prima sulla tassa degli extra profitti delle banche, ma grida vendetta. Cioè c'è un paese che non riesce ad arrivare a fine mese, guardate, più del 60% delle famiglie, dato OCSE, non riesce ad arrivare, fa fatica ad arrivare a fine mese. E questo governo cosa fa? Prima annuncia di tassare giustamente gli extra profitti delle banche e poi, siccome le banche sono potenti e sono una lobby da coccolare, appena si lamentano se la rimangiano. E quindi noi facciamo, come paese non prendiamo quei soldi, e però diciamo, dicono che la coperta è corta. Capite che non è accettabile. Ivana dice che stanno smantellando pian piano la
sanità pubblica. Sì, però d'altra parte, se ci pensiamo, questo purtroppo è un modello che noi abbiamo già visto, cioè chi vive in una regione governata dal centrodestra, sono tante, l'ha già visto questo modello, cioè il definanziamento costante e lo smantellamento e il finanziamento dall'altra parte del privato fa sì che evidentemente il privato sia sempre più forte. Pensiamo anche alla scelta che è stata fatta, cioè perché non si mettono soldi per assumere nella sanità? Quella è la vera risposta, altro che gli straordinari. Ma abbiamo già medici e infermieri che fanno orari folli e continuiamo a riempirli di straordinari anziché assumere. Ma stabilizziamo, troviamo personale, assumiamo, perché è così che riesci a risolvere in modo strutturale un tema. Se no, semplicemente una margherita a cui ogni volta si stacca un petolo, toglie un petolo, prima o poi non c'è più. E la sanità pubblica, non lo dice il Movimento 5 Stelle, lo dice Gimbe, che è soggetto che si occupa di questo, studia questo, è al collasso e i 3 miliardi che hanno messo, che spacciano in TV, nei saluti televisivi, come la grande risposta, purtroppo non saranno sufficienti. In questo momento abbiamo 22 milioni di persone in attesa di visita. Ci rendiamo conto? Di questi, chi può se la paga, chi non può aspetta e spera. E questo è assolutamente inaccettabile. Allora, avevo ancora Erika, Loris, che mi hanno chiesto di opzione donna. Dovete sapere che in questa manovra riescono anche a fare tutto il contrario di quello che hanno promesso sulla questione pensioni, cioè ovviamente la Fornero c'è ancora, non l'hanno superata, le minima 1000 euro non ci sono neanche lontanamente come ha promesso Forza Italia, ma riescono addirittura a peggiorare opzione donna, cioè l'anno scorso l'hanno resa discriminante, quest'anno l'hanno resa ancora più difficile allungando di un anno lo scalino, e questo significa che ci sono tante donne che sono esodate, che pensavano di andare in pensione, che ci rimettevano anche per andare in pensione, che sono state prese in giro, perché Giorgia Meloni era in piazza di fianco loro dicendo che avrebbe prorogato opzione donna. Questo è il primo governo da quando esiste opzione donna, che non ha inventato il Movimento 5 Stelle, che ha il coraggio di cambiarla e sostanzialmente smantellarla. Su questo noi continueremo a far battaglia. È uno dei motivi per cui, ad esempio, venerdì nella mia città, ad esempio, c'è sciopero e io anche scenderò in piazza e sarò a fianco di chi sciopera contro la manovra e contro il taglio delle pensioni. Ma sono riusciti a fare un'altra cosa nelle pensioni, me lo chiedeva qualcuno, sono riusciti a tagliare la pensione a 700.000 dipendenti pubblici, tra cui infermieri, insegnanti, i cosiddetti eroi del Covid. Come li premiano? Li premiano tagliandoli la pensione. I vigili si riempiono la bocca di sicurezza e poi cosa fanno? Tagliano la pensione ai vigili. Ma a voi vi pare normale? Allora, intanto saluto tutti quelli che stanno scrivendo, Matteo, Cindy, Miki, Alessandra, e siccome c'era un tema che riguardava il salario minimo, cioè qualcuno chiedeva ma che cosa succede sul salario minimo, io passo la parola a Daniela che magari vuole raccontarvi un po' lei, perché così cambiamo un pochino. Ovviamente intanto se volete scrivere domande noi rispondiamo. Grazie a tutto lo supporto perché leggo un sacco di messaggi entusiasti. Allora, sì, continuiamo. Vabbè, sul salario minimo stiamo facendo una battaglia non solo in manovra, ma dovete sapere che in Commissione Lavoro il presidente della Commissione Rizzetto, Fratelli d'Italia, ha praticamente depositato un emendamento che cancella la proposta di legge del Movimento 5 Stelle a prima firma del presidente Conte e di fatto dà una delega al governo per decidere del futuro di tutti coloro che purtroppo non hanno un lavoro dignitosamente pagato. E questo ci preoccupa perché significa che questo governo non avrà nessun tipo di attenzione verso coloro che hanno una paga da fame. E allo stesso tempo noi nella nostra proposta di legge di bilancio per il Paese abbiamo reinserito la necessità di pagare dignitosamente chiunque si dedica ad un lavoro per sopravvivere e abbiamo inserito anche una nuova proposta che è quella della settimana corta a parità salariale. Questo significa che più persone possono condurre un tenore di vita diverso, sicuramente meno stress psicologico, dei giorni di lavoro che verranno remunerati come un'intera settimana, e questo per permettere anche alle persone di vivere con la propria famiglia, con i propri cari.
e non aspettare soltanto il giorno della pensione, che poi, come diceva Chiara, chissà quando arriverà. Ora, io avevo letto Luana che parlava della questione della mancata proroga al mercato tutelato, e quindi ci daranno in pasto, è vero, vero Luana? Questo lo stiamo discutendo proprio in queste ore in assemblea, perché nel decreto proroghe non è stata confermata questa proroga, e quindi ci daranno in pasto a un mercato libero che farà di noi quello che vuole su luce, su gas, e già siamo in grande difficoltà, così lo saremo ancora di più. Quindi un governo che davvero ci manda allo sfascio, direi, ed è brutto utilizzare questo termine, ma noi che viviamo ogni giorno qui dentro ci rendiamo conto che stiamo andando davvero verso una politica antidemocratica, una politica che non ci permette più neppure di discuterle le porcate che si fanno in queste aule. E un'altra domanda era forse sui giovani, mi pare che avevo letto, e sui giovani noi ci stiamo impegnando a recuperare quello che Giorgio Meloni continua a mettere al di là della porta, il rientro dei cervelli, che sono tutti quei ragazzi che si formano in Italia. Cioè lo Stato italiano spende, investe risorse per in qualche modo formarli, dopodiché una volta che li ha formati li manda tranquillamente all'estero, dove riescono a valorizzarli più che nel nostro paese. Ecco, questo è grave perché comporta tante, tante cose, giovani che lasciano le famiglie, giovani che tra l'altro poi non vogliono neanche tornare più in Italia e dare il loro contributo perché si sentono chiaramente umiliati. Lei che fa in questa legge di bilancio? Restringe ancora di più i vantaggi per il rientro e soprattutto i requisiti, quindi anche quei ragazzi che in qualche modo si volevano riavvicinare e mettere a disposizione della nostra patria, perché poi questi che fanno questa roba si chiamano patrioti, quindi anche questo è davvero imbarazzante e squalificante per loro, tenere i nostri cervelli e le nostre eccellenze fuori dalla nostra nazione. E credo che ci siano altre domande in arrivo alle quali Chiara risponderà. Allora, in realtà dobbiamo chiudere perché dobbiamo tornare in aula perché stanno finendo la chiama per la fiducia. Maria, mi dici, cioè, ci ringrazi e ci ammiri e dici cosa si può fare di più. Intanto noi siamo qui per rappresentare voi, quindi non dovete né ringraziarci né ammirarci, anzi siamo noi a vostro servizio e cerchiamo di fare il massimo per portare avanti quello che è il programma elettorale con cui siamo stati votati, le nostre battaglie, quelle storiche e quelle nuove, e lo facciamo con grandissimo entusiasmo. Non so se sia sufficiente, io vi dico che a distanza di anni ho visto insomma tante fasi e ogni qualvolta ci sono stati momenti difficili come quello che stiamo vivendo, in realtà abbiamo sempre trovato la forza per portare avanti le nostre battaglie, portare anche a casa qualcosa. Quando eravamo al governo, insomma, se ci pensiamo, nei primi mesi abbiamo fatto praticamente tutto quello che avevamo promesso, dalla spazzacorrotti al taglio dei vitalizi al reddito di cittadinanza, e quindi adesso siamo all'opposizione. All'opposizione è più difficile. Però l'opposizione si fanno atti, ma si fa soprattutto un lavoro culturale, cioè per questo che io faccio anche queste dirette, grazie a Daniela che è oggi qui con me, perché noi vogliamo provare a raccontarvi quello che succede qua dentro, ma ha bisogno della vostra forza fuori, abbiamo bisogno che voi ci aiutiate a raccontare. Ognuno di noi fa politica, fai politica non solo nei tuoi atti quotidiani, quindi differenziando correttamente i rifiuti, prendendo il pullman o andando a piedi anziché utilizzare l'auto per inquinare meno, potrei fare mille esempi, questa è politica. Ma è anche politica parlare col proprio collega di lavoro, magari con la persona con cui prendi il mezzo, e discutere di quello che sta succedendo, anche con persone che la pensano diversamente da te. Ma discutiamo, cioè abbiamo bisogno di grande consapevolezza e di coscienza critica. E la prima cosa è informarsi e provare a informare, quindi aiutateci anche voi lì fuori, ad esempio come stiamo facendo sul salario minimo, è una battaglia di civiltà. Stiamo facendo qua dentro, con la proposta di legge, che poi in tutti i modi più volte hanno cercato di smantellare, ma la stiamo facendo anche fuori, raccogliendo le firme. Ancora oggi si può firmare online, perché quelle firme ci aiutano, ci aggiungono e danno peso, danno valore alla nostra
al nostro posto di legge. Ma vi dico di più, sempre sul salario minimo, siccome sentirete un sacco di balle del tipo che abbassa gli stipendi, assolutamente non è vero, che uccide la contrattazione collettiva, è falso, l'abbiamo visto, che è ideologico quando esiste 22 paesi su 27 in Europa, cioè forse il no è ideologico, perché solo 5 non ce l'hanno, e no a essere ideologico, non il sì. Tutte queste cose, se noi le sappiamo e le spieghiamo, facciamo un passo in avanti importante. Quindi noi contiamo anche su di voi e ci vediamo la prossima settimana. Torniamo in aula perché ci aspetta una lunga serata, credo. Grazie Daniela. Grazie a voi, grazie a Chiara che mi dà questa possibilità, e un bacio a tutti. Ci sentiamo presto. Ciao ciao!